è Cesare Cremonini e la schizofrenia. Io nulla so di Cesare Cremonini. Scusami, Cesare Cremonini, io non so nulla di te. Il fatto è che sul web circolano tante notizie e ho visto una notizia che ti riguarda e io questa notizia che ti riguarda la metto come linea di riassunto di questo video. La notizia che ti riguarda, caro Cesare Cremonini, dice che tu hai sofferto di schizofrenia, cioè qualcuno ti ha fatto una diagnosi di schizofrenia e tu hai sofferto tanto. Beh, io mi chiamo Serafino Massoni, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi ho vinto un pubblico concorso e sono diventato preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici. Tu mi potrai dire, ma che cosa c'entri tu, Serafino Massoni, con la psichiatria? Con la psichiatria? Centro, caro Cesare Cremonini, perché io sono l'autore di quest'opera storico-mitologica che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. L'hai letta tu quest'opera, Cesare Cremonini? Beh, se non l'hai letta, vai subito in libreria e comprane una copia, leggila e capirai. Capirai che chi ti ha fatto la diagnosi di schizofrenia è qualche psichiatra antiquato, molto antiquato, perché non si usa più ora parlare di schizofrenia. Non si usa più parlare di schizofrenia. Oggi si parla di depressione, si parla di depressione, oggi si parla, oppure di disturbo bipolare, il disturbo bipolare, metaforicamente parlando, lo trovi in questa mia opera storico-mitologica, perché il patriarcato di cui parlo qua, si parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Il patriarcato è tutto un grande disturbo bipolare, perché il patriarcato è fatto di pochissimi ricchi e tantissimi poveri, è fatto di odio e di amore, capito? E nel suo insieme il patriarcato è una malattia bipolare. Malattie bipolari, per cui i singoli individui che operano in patriarcato sono più o meno tutti affetti dalla malattia bipolare. La malattia bipolare, perché lo stesso patriarcato deve essere bipolare, i due poli, il bene e il male. L'odio e l'amore sono le passioni. Le passioni nascono in patriarcato perché in matriarcato non c'erano le passioni, c'erano i sentimenti. Capito, carissimo Cesare Cremonini? Tu sei una persona portante, perché si parla di te, ma io non so nulla di te, perché io sono una persona semplice, io sono soltanto l'autore di quest'opera storico-mitologica che ti può aiutare. Capito, Cesare Cremonini? Chi ti ha fatto la diagnosi di psichiatria? È una persona antiquata e di certo si tratta di uno psichiatra che non conosce questa opera di Serafino Massoni, La stirpe del serpente. Va bene, Cesare Cremonini, io ti voglio tanto bene, capito? Se c'è bisogno, Cesare Cremonini, fammi conoscere il tuo preciso recapito postale, che io ti farò pervenire a mie complete spese una copia di questa mia opera. Va bene, un'opera storico-mitologica che va a ruba nelle librerie. Va bene, Cesare Cremonini, a te e a tutti voi che mi ascoltate, cari amici, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.